Riferisce! Figaro! Buonasera, penso che ci può dare, un attimo di silenzio, si lascia la parola ai protagonisti, grazie a voi. Poi il direttore? No, per me figurare, è soltanto per... Buonasera a tutti, spero che comunque vi riusciate ad ascoltare, a sentire. Siamo qua un attimo. Scusatemi, questo è un momento di gioia e di festa. Allora, le manifestazioni sono sempre possibili, però dopo, in un secondo momento. Allora, scusatemi, non è un problema, ognuno di voi resta della propria idea, però poiché siamo tranquilli tutti qui per fare una giornata di festa, ce la facesse fare. Siamo qui a presentare i due calciatori, li conosciamo tutti, abbiamo deciso di puntarlo, ho detto ragazzi, un po' di silenzio su due calciatori che pensiamo che per quanto riguarda il reparto offensivo possono dare garanzia, questo senza abdicare a quello che è il progetto che abbiamo sposato. Biancolino sicuramente e Castaldo sicuramente rappresentano gli arredi di questa velina. Naturalmente continueremo ad avere una squadra che avrà in campo 3-4 giovani importanti, quindi non dimentichiamoci sempre quello che abbiamo fatto di buono l'anno scorso. Su quella base abbiamo voluto integrare la Vellina con due calciatori che a mio modesto avviso in prima divisione possono fare la differenza. Avremo qualche altra operazione ancora da fare, ci fa piacere sicuramente l'entusiasmo della condivisione o meno di quello che noi possiamo fare, ma è importante che siamo uniti quest'anno per cercare insomma di vincere o quantomeno per cercare di perdere il meno possibile. Voglio soltanto dirvi questo, ora lascio la parola a loro, questo a noi ci fa piacere, questa, che c'è questa voglia insomma di starci vicino. Una potete tranquillamente fare le vostre domande sia a Raffaele e sia a Gigi. Sì. Va bene. Alle persone che innanzitutto grazie a tutti, grazie anche a chi mi contesta perché non c'è nessun problema, anzi queste cose mi fanno ancora più forte di prima, ancora più forte di prima. La scelta, poi chi dice che sono vecchio può darsi, ma sarà sempre in campo a decidere e a vedere, poi quando è l'ultimo vediamo quello che chi ha ragione, ma per me non c'è nessun problema. Per la scelta di Salerno, secondo me è stata una scelta più che altro per la Roma, poi sinceramente non è
non è la Salernitana come tutti si aspettano, perché prima si chiama Salerno, non era Granada, non c'era neanche, ho avuto un'offerta adesso, e se c'era qualche altro giocatore al posto mio penso che l'ha accettato subito senza nessun problema, ma siccome io sono di Avellino, sono tifoso dell'Avellino, mi sento questa squadra mia, me la sento di indossare veramente quella maglia Granata, perché adesso si chiama Salernitana e non si chiama Salerno. Tutto qua. Il primo giorno che sono arrivato a Salerno, l'ho detto alla fine quando ho vinto a Salerno e lo dirò sempre, io sono di Napoli, abito a Avellino da 5 anni, ormai mi sento un avellinese doc senza nessun problema, amo questa maglia veramente e l'ho dimostrato dove vado, non è che dicono biancolino di Salerno, biancolino di Napoli, ma dicono biancolino di Avellino, tutto qua. Quello che posso dire... Poi ringrazio davanti a tutti le famiglie Tacconi e Jacobacci presente, l'allenatore che mi hanno dato la possibilità di ritornare finalmente dopo 5 anni in questa magnifica piazza, perché sinceramente è un sogno che aspettavo dopo 5 anni. Poi tutto il resto ci sta, chi mi contesta, ma l'hanno fatto anche quando ho fatto 25 gol in 26 partite. Questo ci fa parte del gioco, era un niente. Grazie. Le motivazioni tante, ripeto. Abito qua vicino, abito a 100 metri dal campo, poi ci tengo veramente a questa maglia, le motivazioni sono sempre di più, ogni anno che passano aumentano sempre di più. Per i gol, quello che ho sempre detto ogni anno che sono arrivato ad Avellino, ogni anno sempre, quello che posso dire è massimo impegno fino alla fine, come ho sempre dimostrato quando indosso questa maglia. Poi i gol sicuramente arriveranno. Allora, Rino Scioscia del Corriere del Padrone di solo Avellino, ovviamente un benvenuto a Gigi Castaldo e una domanda. Grazie. Raffaele, che in qualche modo può essere anche un monito, cioè praticamente tu detieni un record incredibile, 3 partecipazioni con la maglia dell'Avellino alla Serie C e 3 promozioni, mica vorrai perdere questo record. infatti sono arrivato qua per pensare a una squadra già forte, sono qua per... Dietro! La mascherò!